grazie anche a voi per averci seguito fin qui. Vi ricordo che è possibile riascoltare questa intervista su tutte le piattaforme come Apple, Spotify, Google, Castbox, Deezer, Podchaser e iTunes, insieme a tanti altri contenuti dedicati a personaggi della musica, della cultura e dell'imprenditoria nazionale ed internazionale. Da Mariella Vitale, grazie e a risentirci. Facciamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Sei su Radio Dream on Fly.
prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Sogni.
sei su Radio Dream on Fly. Sogni. Sei su Radio Dream on Fly.
Possiamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. We'll be right back.
il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. We'll be right back.
Radio Dream on Fly.
Patti, puntuale come sempre sulle frequenze di Radio Dream on Fly, dai sogni ai fatti con la Patti in questa ultima puntata radiofonica di maggio, al piacere di ospitare Marco Borelli, frontman del progetto I Marcondiro. Benvenuto a Dai sogni ai fatti con la Patti. Ciao Marco, come stai? Ciao, tutto bene. Tutto bene, come stai trascorrendo questo momento così di ripresa, un po' reduci da questa difficoltà? In realtà non ci siamo mai fermati, devo dirti la verità. Abbiamo continuato a produrre, a realizzare cose, quindi abbiamo approfittato del momento per continuare a lavorare, a fare delle nostre idee un po' una realtà. Bene, molto bene. Come anticipavo, Marco, tu sei il frontman del progetto I Marcondiro, ma raccontaci un po' di te, com'è nata la tua passione per la musica? Beh, è nata veramente tanti anni fa, devo dirti fondamentalmente da bambino, da bimbo proprio, 4-5 anni, quindi diciamo in un momento in cui probabilmente fosse arrivato un altro impulso, in quel momento avrei fatto altro. Se ad esempio fosse arrivato dall'America uno zio calciatore, magari sarei diventato calciatore. Invece è arrivato uno zio dal Canada che mi ha portato un pianoforte di legno, giocattolo piccolino di un paio di ottave, forse non mi ricordo bene. Io ho iniziato a strimpellare questi tasti, così seguendo soprattutto quelle che mi arrivano dall'evo mediatico di allora, ovvero dalla televisione degli anni Ottanta. Era un periodo in cui arrivava tanta musica tipo Vangelis, ricordo benissimo la pubblicità della pasta Barilla o altre pubblicità che arrivavano alle orecchie di un bambino degli anni fine 70, nella culla dell'evo mediatico, e quindi strimpellando questo pianofortino ho compreso che probabilmente quello poteva essere un modo per raccontare altre cose alla gente. La tua passione più grande è quella per la canzone popolare. Cosa ti ha colpito di questo genere? La mia passione più grande è la musica, cioè è tutta la musica e musica popolare. Questo non lo dico io, ma lo dicono grandi studiosi di musicologia e affini, come ad esempio John Blacking, che dice che tutta la musica è musica popolare perché ha senso soprattutto, e anzi direi forse soltanto, attraverso i rapporti interpersonali. Altrimenti la musica suonata nella propria cameretta, suonata solo per se stessi, è sempre solo per se stessi. Immaginati tu da bambina o da ragazzina che hai suonato un pezzo solo per te stessa, non l'hai mai comunicato al mondo, perché il pezzo tuo, bene, quello non è musica, perché non arriva agli altri. Quindi la musica bisogna farla arrivare agli altri per essere definita tale, no? Certo. Quindi John Blacking diceva: tutta la musica è musica popolare, ed è anche vero, anche Mozart è musica popolare. Un gioco di parole, quello di "Oh che bel castello, Marcondiro, un dirondello". Chi non ha mai canticchiato i versi di questa canzoncina per bambini? Io stessa l'ho fatto tante volte. Questa faccenda qua, perché non mi fosse mai venuto in mente. Il fatto è che in realtà sì, viene da questa canzoncina che io odiavo da bambina, perché fondamentalmente me la canticchiava mia nonna sulle gambe insieme a qualche altra canzoncina strana, tipo di un orso che si chiamava Marco. Io già sognavo di andare in un giro con un circo, no, da bimbo, con mia nonna che mi cantava queste canzoncine. In realtà non è tanto la filastrocca che bisogna ricordare, ma semplicemente il nome che ha a che fare con un ritornello, con quello che è l'onomatopea nelle canzoncine, no? nelle canzoni che si è come dire il nome, il logo di questa band è semplicemente un ritornello, qualcosa di onomatopeico, tutto qua. E anche perché vorrei dirti, poche persone conoscono
il testo per intero di questa canzoncina. Ad esempio, se ti chiedessi come continua "Oh che bel castello", sapresti rispondere? Non lo ricordo. "Che bel castello", ma con dire un dirondello. Lui dice "Noi è ancora più bello". Sì. Ok, e noi lo distruggeremo. Ah, bene. Gli altri rispondono "Noi lo ricostruiremo", e "Noi lo ruberemo", e "Noi lo incendieremo", "Noi lo spegneremo", "Spareremo cannoni", "Spareremo bombe". È una canzone che penso che puoi, no, avvertire anche da te, no? Che ha un sapore molto guerrafondaio, no? Quindi probabilmente ci hanno propinato da bambini, e in effetti si cantava con, proprio in questo modo, in fazioni diverse, no? Cioè ognuno cantava la sua parte, un po' a becco e battibecco, come si potrebbe dire. Che in realtà effettivamente così è una canzone abbastanza guerrafondaia, probabilmente forse dell'epoca Balilla, chi lo sa, un po' goliardica, ancora un po' guerrafondaia. Insieme a te, di chi si compongono i Marcondiro? Sono altri ragazzi che saluto e ringrazio, Frank Ranieri, che suona sia strumenti e percussione come tabla, tamor e tamburè, e anche e soprattutto il bassista del gruppo, poi Peppe Sacchi, che è quello che si occupa dell'area electronics, quindi sintetizzatori, e poi tra l'altro prossimamente ascolterete una bella versione nuova di Amati, che inizia proprio con una bella introduzione di Peppe con un synth, che poi subito è seguita da un parlato fatto da un grandissimo attore italiano che si chiama Fausto Scelappa. Fausto Scelappa è uno dei grandi attori che questo paese ci ha regalato, insieme a Stefano Fresi, con cui abbiamo avuto anche la fortuna di aver lavorato nel videoclip Amore Vero. Ha letto queste parole così che ho scritto su questo periodo che abbiamo vissuto, su questi strani giorni, no? Che dici? Sì, non so tu come l'hai vissuti, no? Però comunque hanno portato qualcosa di positivo, l'ambiente ha cominciato a respirare, mentre invece dal punto di vista invece personale qualcuno ne ha sofferto, qualcuno invece sembra essersi un po' rivitalizzato. Tu come stai? Io tutto bene, anch'io come voi non mi sono fermata un attimo, anche perché avendo comunque a che fare con delle realtà così musicali, anche le mie, io essendo un ufficio stampa e seguendo diversi artisti, un po' come te, no? Abbiamo prodotto anche in questo momento, abbiamo approfittato, ecco, per proporre cose nuove quando sarà possibile, insomma, coinvolgere il pubblico in maniera più estesa e importante. Quello lo speriamo tutti, speriamo di poter fare del nostro anche noi nel nostro piccolo con il Marcondiro. La cosa più bella di questo mestiere è poter abbracciare anche lì, sempre virtualmente, ma anche lì si fa dal vivo il pubblico. E succede questo molte volte ai nostri concerti, ci è capitato molto spesso di abbracciare il nostro pubblico, anche se poi a fine concerto purtroppo non è facile abbracciare tutti, ma è bello quando in effetti il pubblico ha voglia di raggiungerti, e questa è la cosa che manca di più fondamentalmente, credo, in questo periodo. Certo, le relazioni, che fanno lo stesso mestiere che faccio io, insomma, le relazioni tipo di Tiziano Ferro, un po' particolari, sì. Però comunque fondamentalmente mi rendo conto che a molti artisti manca questo, cioè l'abbraccio del pubblico, perché per un artista, un musicista, anche una persona che fa radio ha voglia di attrarre a sé l'abbraccio del pubblico e di ricambiarlo, no? Ringraziando del fatto che hanno compreso il tuo messaggio. Certo, prima accennavi Amore Vero, qualche anno fa appunto avete pubblicato questo singolo che abbiamo poi ascoltato in apertura e avete ottenuto un grande riscontro di pubblico e di critica. Iniziamo col citare la recensione di Vincenzo Mollica sul TG1, poi per proseguire con la premiazione al premio
premio alla Capri Bruno Lauzi per come migliore interpretazione. Poi c'è stato anche il riconoscimento premio May e lo scorso dicembre con il riconoscimento premio Roma Videoclip per la recitazione brillante di Stefano Fresi, come dicevi, e per la regia di Marco Borrelli. Vi aspettavate un così grande successo? Guarda, bisognerebbe definire la parola successo per dire questa domanda. Cioè, in realtà sì, allora io devo risponderti così. Se tu mi chiedessi se sei protagonista della tua vita, io ti risponderei sì. Il successo cosa vuol dire? Non lo so. Attualmente mi interessa abbastanza relativamente. In questo momento stiamo cercando di proporre qualcosa di vero. Di concreto, di reale, di comunicativo il più possibile con il nostro pubblico, che credo che lo stia recependo, perché anche l'idea di fare una diretta con un audio migliore, con l'intenzione di suonare in un certo modo, no? Anche perché in questo momento è complicato veramente fare le prove o cose di questo tipo, no? Quindi l'idea di proporsi e di far capire che comunque ci vuole trasmettere un messaggio in maniera compatta, perché in questo momento è fondamentale la coralità. L'abbiamo fatto anche con il nuovo videoclip, ho chiesto a più persone, anche amici fondamentalmente, di mandare un video, poi ne abbiamo selezionati alcuni e abbiamo fatto un composite insieme a un artista che si occupa proprio di animazione video, e abbiamo realizzato, cioè stiamo per fine di realizzare questo nuovo prodotto, che è il nuovo singolo che uscirà a giugno, si chiama Core. Ecco, di questo brano insomma ne uscirà appunto, come dicevo, la versione video, e mi auguro che, ecco, come diciamo prima all'inizio di questo discorso, che ci consenta di poter andare in giro quest'estate a raccogliere un po' di pubblico e poter fare, anche se piccoli, eventi, perché purtroppo quest'anno non sarà difficile, non sarà possibile fare diversamente, però insomma anche è un inizio con lo streaming, sai, con le tecnologie ci aiutano a raggiungere le persone in maniera diversa. Lo streaming, perché no? No, mi viene da domandare, perché no? Lo streaming è positivo, qualcosa che deve essere accolto come qualcosa di positivo, perché io non posso raggiungerti, non posso vederti, già far entrare nella mentalità di ognuno di noi il fatto che lo streaming comunque è un punto dove esserci senza sentirci avatar, però ancora possibilmente c'è una cosa che ci può aiutare, no, a sentirci in qualche modo vicini. Infatti noi abbiamo avuto questa proposta, questo lungo periodo di quarantena da Amnesty per far qualche diretta, adesso tra poco ne faremo un'altra tra l'altro con gli amici del Be Quiet Night, del Fred Tempo, insomma con chi durante questi giorni strani, come dicevamo, ha cercato di essere, come anche te, sempre combattivo, sempre sul pezzo, come si suol dire, sempre sul pezzo, siamo con voi. Io te lo auguro, insomma, così di poter così realizzare tutto quello che hai prima enunciato. E Dai sogni ai fatti è un programma che ho ideato con la consapevolezza che nella vita tutto parte da un sogno, e da grande sognatrice quale sono, voglio comunque lasciare spazio a chi come me, anche nonostante le quotidiane difficoltà della vita, vuole continuare a sognare. Parlando di sogni, credo che tu ne abbia realizzati già diversi, ma se dovessi pensare a un sogno, qual è il tuo sogno? Avere un pezzo di terra in un luogo a me caro, e poterla coltivare come coltivo oggi i pensieri, che questo fosse un pezzo di terra
scatole dal mondo oppure vicino a una città non ha importanza, ma l'importante è che sia un pezzo di terra in comunicazione con tutti gli altri. Questo fa la differenza, perché in questo mondo si può stare tutti agglomerati nelle città come lo siamo in questo momento storico. Quello che dice anche la statistica è questo: il mondo si sta nuclearizzando, si sta spostando verso le grandi città, e quindi ad esempio Toronto negli ultimi 10 anni è cresciuta in maniera esponenziale. Ci sono ricapitato quest'anno a gennaio, dopo almeno 10 anni quasi che non mancavo, e l'ho trovata, come si può dire, duplicata. Mi auguro che la comunicazione tra gli esseri umani non continui, non si fermi e continui a cercare il meglio per questo mondo in questo momento, che è anche sofferente, no? Abbiamo trovato un momento di blocco che ha fatto bene, ha fatto respirare il pianeta. Questo dovrebbe farci riflettere, perché in questo momento noi esseri umani ci fermiamo dal fare il nostro schifo, e l'essere natura invece si riprende e respira meglio. È successo questo, no? Penso che è arrivata anche a te questa notizia. Certo, sicuramente così, una riscoperta, siamo tutti alla riscoperta di una maggiore umanità, cosa che per alcuni versi forse un po' utopia pensare di raggiungerla. L'utopia serve l'utopia e la distopia insieme, servono tutte e due. Sì. Sono quegli due ingredienti della vita che ci fanno comprendere che il caso e il destino sono la stessa cosa. Ad esempio, perché esiste una volontà inferiore che la nostra, quella dell'essere umano, e la volontà superiore che ovviamente non possiamo padroneggiare, come quella del caso, appunto, quella del destino. E almeno la penso in questo modo. Certo. Va bene che ci sia l'utopia, che ci sia la distopia in ognuno di noi. L'importante è che il principio sia sempre positivo e propositivo, questo momento storico proprio lo necessita. Necessitiamo noi come specie, a meno che non vogliono estinguerci. Poi è un atto di incontro. E spero mai, tanti di noi, Antonio Nartole, che li chiamava i suicidati della società, ne ha fatto un libro, uno ad esempio era proprio Van Gogh, infatti si chiama Van Gogh, il suicidato della società, di Antonio Nartole. Meraviglioso libro. Comunque questo tipo di attitudine la lascerei da parte, cioè la specie può continuare, potrebbe continuare a far di questo mondo un essere vivente che respira bene e respira insieme. Secondo me questo non è così utopistico, potrebbe avvenire. In termini di amore in senso appunto lato, chiediamo poi alla regia di ascoltarlo in chiusura, il vostro brano Amati, un brano molto bello, intenso, e purtroppo il nostro tempo a disposizione, Marco, è terminato. Ti ringrazio per essere stato con noi in questo ultimo lunedì di maggio, per esserti così voluto raccontare un po' di più. Come al mio solito chiudo anche questa puntata ricordando di non abbandonare mai i propri sogni, e do appuntamento a tutti voi, cari amici ascoltatori, che ci seguite sempre così numerosi e con tanto affetto, a lunedì prossimo. Ciao Marco, torna a trovarci quando vuoi. Con grande piacere, è stato veramente un piacere parlare e raccontarci. Ti aspettiamo allora per la prossima uscita del nuovo singolo. Ti aspetto con molto piacere. Un abbraccio virtuale per ora. A tutti voi, a presto. Ciao. Ciao Marco, ciao. Mai amati, la risposta sta nei nostri
imprenditori e professionisti che non hanno la testa tra le nuvole, ma che fanno volare la loro impresa. Dream on Fly Radio. Siamo tornati in diretta dagli studi di Radio Dream on Fly. Buongiorno amici di Maria Vitale, bentrovati in questo 19 maggio, martedì mattina. Come al martedì mattina abbiamo una serie di appuntamenti, uno fra questi il più gradito e tra gli altri anche quello della dottoressa Elena Beltramo, counselor, che trovo piacevolmente in linea. Buongiorno dottoressa, bentrovata. Elena, buongiorno. Buongiorno Mariella, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Siamo ritornati, io perlomeno, in diretta da studio, e ti aspettiamo poi la prossima settimana per guardarci finalmente negli occhi, a debita distanza, certo, ovviamente. Non vedo l'ora di rivederti. Allora, parliamo della fase 2, perché il tuo lavoro, la tua missione, perché è un lavoro, sì, però tu sei anche fondamentalmente portata ad aiutare il prossimo, no? E quindi la tua professione ti coinvolge in modo particolare, non è solamente un tecnicismo il tuo, ma è motivata da un tuo temperamento, no? Correggimi se sbaglio. Il mio obiettivo è sempre quello di aiutare le persone in modo veramente pratico, affinché la qualità della vita possa assumere dei significati importanti, belli, per vivere nel piacere, nella gioia, no? Nell'ottimismo, ecco, questa è la cosa più importante. Ecco, e come dice il tuo sito, vivere sempre bene, perché vivere bene, ok, sempre bene sempre. Per essere felici. Star sempre bene è importante, non è star bene ogni tanto, star sempre bene dovrebbe diventare quasi una filosofia di vita. Esatto, perché quel sempre fa la differenza proprio della qualità dello spirito della persona, no? Dell'umore, certo. E quindi, oltre che della salute, sì. Per cui per me questo è fondamentale, perché è diventato il mio mantra personale, l'ho applicato, sono riuscita e sono anni che che vivo in questa condizione del sempre bene, e quindi conduco le altre persone a fare altrettanto, no? A raggiungere, esatto, la stessa gioia, la stessa pace nel cuore. Esatto. Devo dire che ci sto riuscendo bene, quindi sì. È positiva la cosa. Sì, infatti è un tuo brevetto, possiamo definirlo così, l'ipersofia emozionale? L'ipersofia emozionale, sì, è proprio un metodo che conduce le persone a trasformare tutte quelle percezioni negative dovute a dei ricordi spiacevoli, a un dolore che si porta dentro, rancore, frustrazioni, eccetera, riesce proprio a trasformare queste percezioni, queste sensazioni emotive in punti di forza, e quindi sì, davvero a dare nuovi significati alla vita, con delle prospettive future migliori, molto più eclatanti e piacevoli. Allora, è vero, è molto importante. Allora Elena, tu hai un termometro importante nel tuo mestiere, che è quello di ascoltare tantissime persone, di vivere la realtà di molteplici individui, esseri umani che hanno tantissime problematiche da risolvere, ma soprattutto è un termometro importante, ti fa rendere conto qual è la realtà che viviamo. E a proposito di questo, la realtà che noi stiamo vivendo è la famosa fase 2, io direi una fase 2.5, perché da ieri noi non abbiamo neanche più bisogno dell'autocertificazione per muoverci, siamo un po' più liberi rispetto a prima. Che cosa hai notato in questo periodo che può costituire un problema, no? Per noi che stiamo vivendo? Sì, allora ho notato che da domenica, diciamo da sabato, sì, si è entrati in un loop di paura e confusione, sì, un po' generale. Perché dico questo? Perché in effetti le disposizioni cambiano da regione a regione, ogni giorno c'è qualcosa di nuovo, poi fino all'ultimo, soprattutto per chi è un imprenditore, quindi che ha delle responsabilità
verso gli altri, ma che deve seguire certe disposizioni. Davvero è una corsa contro il tempo e contro tutti i decreti, tutto quello che viene emanato, no? A livello regionale, comunale e quant'altro. Quindi tanta confusione, tante corse, paura, perché comunque tante persone hanno perso il lavoro, tante persone lavorano poco, guadagnano poco, ma le spese sono sempre elevate, le famiglie costano comunque, mangiano i figli, ma insomma ci sono dei costi, no, di gestione familiare, e questo comincia veramente a terrorizzare. Quindi quando parliamo di paura e confusione, ricordiamoci che il passaggio subito dopo è proprio la disperazione, okay? Quindi dovremmo cercare di evitare tutto questo, anche perché tutto quel fattore umano altruistico che si è visto in tutta la fase 1, tutto sommato in un qualche modo potrebbe anche, si sta cominciando già a sentire, dissipare, ok? Perché tanti sono rientrati nella routine quotidiana, quindi è come se dimenticassero i problemi degli altri, perché devono affrontarne di nuovi e la vita appunto frenetica del sempre stato. Quindi questo senso di solitudine, di abbandono, di ingiustizia, come abbiamo detto l'altra settimana, crea proprio tanta rabbia, odio anche, come abbiamo detto l'altra settimana, ma una confusione pazzesca di non sapere esattamente cosa fare, ok? Perché non tutti hanno le capacità di resilienza. Ecco, brava, hai detto una cosa, di reazione per uscirne fuori. Esatto. E quindi davvero ci troviamo in questa situazione. Ed è comunque una condizione psicologica tutto sommato normale. Perché dico normale? Perché voglio rassicurare tutti coloro che stanno vivendo questa confusione, paura, dove si sentono paralizzati e magari si sentono anche in colpa per questo, ok? Ti voglio rassicurare, perché è una condizione naturale dell'essere umano. Perché noi siamo fatti in questo modo. Allora, finché abbiamo delle situazioni nuove, ma che non vanno a trasformare radicalmente la nostra vita, siamo in grado di inquadrare velocemente queste situazioni e collocarle, ok, nella mente. Sì. Ma quando ci sono condizioni che cambiano radicalmente il corso della vita, come questo che stiamo vivendo adesso, e che non sappiamo esattamente dove andare, cosa fare, cioè come sarà il futuro, non abbiamo conoscenze. È una grande incognita, è vero. Ci fermiamo a ragionare e siamo tutti rallentati sotto questo profilo. Perché? Perché abbiamo bisogno di capire, abbiamo bisogno proprio per natura di collocare le informazioni da qualche parte, ok? È proprio una necessità umana di sopravvivenza, saper collocare le cose, dare un nome alle cose. Quindi normalmente noi siamo attivati da un'attenzione selettiva, cioè la nostra mente, che è straordinaria, ha la capacità di selezionare, proprio si chiama attenzione selettiva, cioè sceglie tutte le informazioni più adatte a noi per la nostra sopravvivenza. È come se mettessimo il pilota automatico, tanto per capirci, no? Sì, perché abbiamo talmente tanti input nella nostra giornata, nella nostra vita, che dobbiamo andare in economia, perché non siamo in grado di captare tutto e di memorizzare tutto. Quindi la nostra mente che fa pensare senza sforzi, ok? Quindi elimina tutta una serie di informazioni che non ci servono e rimane attenta e focalizzata solo su alcune. Faccio un esempio. Che quando riceviamo un torto, noi ricordiamo
abbiamo tantissimo quel torto, rimaniamo proprio focalizzati su quel torto lì, senza pensare che contemporaneamente magari abbiamo ricevuto tanti elogi, complimenti, amore da parte di altri, no? Rimaniamo focalizzati solo sull'unico torto che abbiamo ricevuto. Questo perché? Perché la nostra mente selettiva, la nostra attenzione selettiva, proprio perché la sua funzione, quella della sopravvivenza, va a focalizzarsi, a fermarsi sulle cose dannose per noi, quelle pericolose, ok, che ci creano dei danni, sì. Mentre le altre positive, è un dato di fatto, vanno bene e quindi volano. Ora, in questo momento noi tutti, chi più chi meno, stiamo vivendo, ok, in questa fase dove c'è la sopravvivenza di mezzo, ok, Mariella? Sì. Quindi nell'analisi che noi facciamo con l'esterno, non siamo in grado di avere dei rimandi al nostro passato, cioè non abbiamo delle esperienze precedenti che ci permettono di dire ok, faccio questa scelta, così vado in quella direzione. Sì. Oggi possiamo ipotizzare di fare una scelta e forse andiamo in quella direzione, ma non è detto, ok? Ho capito. Quindi dobbiamo essere preparati su più fronti, certo. Come abbiamo già detto nel passato in altri incontri radiofonici, cadere in piedi significa essere preparati, ad esempio, con più competenze lavorative, no? Se non certo. va bene una, va meglio l'altra, certo, certo. In modo tale da parare il colpo. E comunque capita che quando ci troviamo così spaesati, ma proprio una condizione umana, ci affidiamo alla persona che ci sembra più preparata, più sicura, più attendibile, ok? Proprio per non entrare nella disperazione. Eh beh, sì. Non so se anche a te, Mariella, è capitato. Sì, mi capita, a volte mi è capitato, è vero, umana. È vero, forse però qui però mi muovo in un terreno diverso, sono abituata a essere io forse quella che risolve le situazioni piuttosto che affidarmi a qualcuno che me le risolva, però questo è un fatto personale, insomma. Certo, certo, fin tanto ottimo, Mariella, ma fin tanto che non ti trovi anche tu in una condizione che non hai mai vissuto. Ah beh, certo, okay? certo. Arrivato un terremoto dove distrugge tutto, una guerra dove certo. Se portassero via tutto sarebbe una condizione nuova per tutti quanti, direi proprio di sì. Si guarderebbe un po' intorno per capire chi ha padronanza della situazione, certo. Così come tu fai per chi non ha la stessa sicurezza che hai tu, no? Nel portare delle soluzioni. Indubbiamente, sì. Ecco. E quindi questa inclinazione a farti guidare porta anche a farti pilotare, ok? Sì. Perché, e quindi bisogna fare molta attenzione in questo senso, da chi ci facciamo indirizzare, no? Sì. La scelta dei nostri mentori è fondamentale. Perché? Perché quando tutti noi siamo spaesati, diventiamo involontariamente come dei bimbi di 5 anni. Quindi siamo più fragili e vulnerabili. È vero, è vero. E quindi bisogna fare molta, molta attenzione a non essere manipolati, ok? Questo è importantissimo. Certo. Allora, il suggerimento che io mi sento di dare è quello di, prima di tutto, aumentare la sicurezza in se stessi e l'autostima. Questo vale in tutte le fasi di questo coronavirus, continuo a dirlo, perché solo lavorando su se stessi, con la propria crescita personale, con uno sguardo rivolto alla propria evoluzione, quindi investire su se stessi per conoscersi, per rivalutarsi e proprio per acquisire maggiore
come forza e sicurezza in quello che si crede, in quello che si pensa, al proprio intuito, eccetera, solo in questo modo siamo meno influenzabili, okay? Certo, sì. E un'altra cosa molto importante è quella di studiare, quindi di approfondire, conoscere, fare ricerche, essere un po' come il popolo dei Bereani al tempo di Gesù, citati proprio da Gesù come popolo esempio, perché la caratteristica però era quella di ascoltare tutti quanti, compreso Gesù, ma poi informarsi, ecco, verificare. Se noi verifichiamo e non prendiamo tutto per buono, ecco che possiamo farci le nostre idee ed essere più sicuri. Ma e certo, non essere assolutamente malleabili. Sì. Questo è il suggerimento che do a tutti quanti, proprio per non essere travolti, ok, da un destino insolito, ok, che noi non sappiamo esattamente che cosa succederà domani. No, nessuno quindi è in grado di capirlo. Esatto, esatto. Avere il potere di se stessi, delle proprie idee, della propria forza, no? Autonomia, questo è importante. E quindi anche smettere di lasciarti influenzare facendo esclusivamente quello che dicono gli altri, quindi di ubbidire, no? Così. Quindi, certo. Andare indietro alla massa, ai grandi. Sì, insomma, di ragionare un pochino di più con questo discorso, invitando tutti quanti a puntare sulla qualità personale, sull'eccellenza personale e diciamo porsi come obiettivo quello di lasciare una traccia di se stessi nel mondo e di entrare a far parte di quel 3% di persone a livello mondiale che ha successo e che sta bene con se stesso, ok? Successo non vuol dire diventare milionari per forza, eh? No, Successo vuol dire anche appunto essere felici, certo, nella vita, certo, e comunque portare avanti il proprio credo, la propria missione e illuminare gli altri, dare incoraggiamento agli altri, questo è già un buon punto, un buon obiettivo da porsi. Che poi è una cosa che stai già facendo tu, Sì, io sto facendo il possibile per farlo, perché mi rendo proprio conto che c'è un bisogno estremo. Chiunque sento, veramente ci sono delle forme di disperazione, di sconforto notevoli. Ecco. Chi per un motivo, chi per un altro. Certo. Comunque questo isolamento ha acutizzato tantissimi problemi, veramente tantissimi. Sì. Anche chi andava bene, che era felice già prima, che comunque era soddisfatto della propria vita, non comunque in questa fase, in questo periodo, ha rivisitato la sua vita, ha fatto un po' il punto della situazione e ha scremato, ha sintetizzato, ha reso molto più semplice la sua vita per dare spazio ai valori veri, certo, perché sono la famiglia, l'amore, se stessi, la salute. Guarda, Daniela, io ricorderò sempre un'esperienza che ho vissuto in una casa di riposo dove andavo a fare dei trattamenti agli anziani. Sì. E ricordo che questi anziani, dove all'interno c'erano anche degli ex imprenditori, persone che avevano avuto successo, ma loro mi ricordavano sempre quello che era il loro punto di forza, cioè quello che gli era rimasto dentro, cioè i momenti felici passati, ad esempio, bello, con la moglie o col marito, sì, con i figli. Sì. Sì. Quindi sì, non ricordavano i momenti degli allori, ok, del successo, dei soldi, sì, ricordavano, sì, i momenti vissuti nella gioia con la famiglia. Ah, che bello. Quindi, con le persone care. E i più grandi rimpianti che avevano erano proprio quelli di non aver vissuto intensamente i loro sentimenti. Ah, io ho imparato tantissimo
tantissimo da loro e penso che questo sia il momento per valorizzare proprio tutto questo, questo patrimonio che tutti noi abbiamo. Certo, grazie per queste parole, davvero Elena, effettivamente è un buon motivo di riflessione e può aiutarci anche ad apprezzare maggiormente quello che abbiamo e quello che abbiamo vissuto di bello, per aiutarci a trovare una nuova strada per i giorni che ci aspettano, perché di nuove strade ne dovremo battere parecchie, dovremo scoprirne e percorrerle, bisogna però individuarle queste strade. Proprio per questo, quando si elevano certi valori che partono da noi, quindi prima di tutto puntare su se stessi, si ha un po' più di chiarezza, si è meno influenzabili e si può scegliere una strada piuttosto che un'altra, o comunque si è poi un tempo a modificare, no? Il corso d'opera, ma sempre mantenendo alto l'umore, la frequenza personale, l'ottimismo, una buona vision e soprattutto i sentimenti, quindi anche di amicizia che sono fondamentali. Certo. Allora ricordiamo solamente i tuoi riferimenti, il sito innanzitutto dove c'è praticamente tutto. Sì. Che sì, che è www.starsempebene.it. Ogni giovedì mattina alle 10 su Facebook faccio una diretta dove do suggerimenti, spunti utili di riflessioni, esercizi altrettanto utili da applicare poi a se stessi. Questa stessa diretta rimane registrata, quindi se chi la desidera la può seguire. Anche su YouTube ci sono altri video sempre istruttivi, utili per se stessi, per evolversi, quindi tutto quello che sto dando è veramente per un supporto emotivo di alto valore. Ecco, quindi, su YouTube è ben sufficiente digitare Elena Beltramo. Come te. Come dici, scusa? Dico, sto facendo il possibile per aiutare, esattamente come stai facendo tu, che stai facendo un lavoro grandioso. Grazie, Marietta. No, ma figurati, io lo faccio con amore, quindi per me non è un sacrificio. Grazie davvero per essere stata con noi anche oggi, Elena. Ti aspettiamo qui a Radio Dreamonfly quando lo desideri, per prendere a debita distanza un buon caffè, perché abbiamo una macchinetta del caffè che possiamo prendere. Quindi sarà veramente un piacere poterti rivedere dopo tanti mesi. Grazie. Grazie a te, Mariella, grazie a tutti. Non vedo l'ora di rivederti. Ciao, buona giornata, a presto. E grazie anche a voi amici per averci seguito fin qui con Elena Beltramo. L'appuntamento è rinnovato alla prossima settimana, martedì alle 11:30, sempre qui su Radio Dreamonfly. Radio Dreamonfly, imprenditori e professionisti che non hanno la testa tra le nuvole, ma che fanno volare la loro impresa. Facciamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dreamonfly. Facciamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dreamonfly. Thank you.
sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Decollare la tua impresa. Un caro saluto amici da Mariella Vitale, bentrovati, siete su Radio Dream on Fly. Tutti i giorni si avvicendano ai nostri microfoni ospiti che ovviamente raggiungiamo telefonicamente. In questo momento ho raggiunto telefonicamente una giornalista che molti di voi sicuramente conoscono, Caterina Collovati, che ho raggiunto appunto nella sua abitazione, immagino. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, sì, assolutamente rigorosamente nella mia abitazione. Certo, che si trova in una zona abbastanza calda italiana, penso in Lombardia. Sì, ahimè, si trova proprio nel punto più cruciale, più pericoloso, ecco. Di questo momento, anche se cominciamo a vedere una luce in fondo al tunnel. Sono proprio a Milano centro io, quella Milano che tra l'altro negli ultimi giorni ha dato qualche pensiero in più proprio come città rispetto a tutta la Lombardia. Però insomma auguriamoci di essere già nella fase appunto di miglioramento. Caterina, lei è molto molto agguerrita, diciamo che non le manda dire, l'ho sentita, no. La seguo spesso attraverso i suoi interventi, soprattutto anche televisivi ovviamente, non radiofonici, perché insomma la vediamo spesso su tutte le reti. A questo punto però mi viene anche naturale chiederle, c'era qualcosa che si poteva fare meglio e non è stato fatto, oppure va bene così? Guardi, allora adesso è brutto dirlo, non compete certamente a me stabilire chi ha sbagliato, come si doveva fare, ci mancherebbe altro, non ho nessuna competenza in quest'ambito. Dico da normale cittadina che se all'inizio avevo trovato esagerate le critiche rivolte a Fontana, quella volta in cui si mise la mascherina e quando tutti quanti noi pensavamo ancora fossimo veramente lontani da quello che poi è accaduto, ecco lì mi è sembrata un'eccessiva cattiveria nei suoi confronti, una deriva che si poteva anche evitare. Poi devo dire, alla luce di quello che è accaduto, qualche cosa nella eccellente sanità lombarda non ha funzionato e quindi, come spesso accade, poi se voglio dire, la sanità lombarda è gestita da Regione Lombardia, qualche colpa parte anche da lì. Ecco, su questo non vi è alcun dubbio. Insomma, le domande sono tante che ci poniamo, no? Come cittadini. Esatto. Ci sono anche molte questioni che per il momento sono irrisolte, ma che credo avranno uno strascico notevole nei giorni, nei mesi a seguire. Parlo anche delle RSA. Esatto, delle RSA vogliamo vederci chiaro e soprattutto vogliamo vederci chiaro intorno al caso appunto del Pio Albergo Trivulzio, che rispetto alle altre RSA ha un aspetto che nessuno ha molto sottolineato, ossia non è solamente una RSA per anziani eccetera, non è solo un luogo che ospitava anziani con malattie diciamo demenze e quant'altro, ma era dagli anni 90 era diventato
diventato anche proprio un polo ospedaliero, per cui c'erano i reparti di medicina, ci sono i reparti di medicina generale, di riabilitazione, e quindi in quanto ospedale con dei veri e propri contratti proprio anche per quanto riguarda i dipendenti di, come negli ospedali, sì. Occorreva che fosse fornito di tamponi, ossigeno, mascherine, guanti per il personale, e tutto questo pare non ci fosse, insomma, ecco, ci sono state delle gravi mancanze secondo me, e su questo dobbiamo fare chiarezza. Io non ne faccio un fatto politico, ma di chi è la colpa, certo, della destra o della sinistra, perché guardi, se vogliamo guardare, l'albergo Pio Trivulzio è gestito in parte da Regione Lombardia e in parte anche dal Comune, che ha voce in capitolo nella scelta della gestione, dei dirigenti. Ah, esatto, ecco. Dei dirigenti, anche direttore generale viene scelto dal Comune, quindi non è una questione siamo di destra, siamo di sinistra, è che il cittadino ha diritto di sapere i figli e i parenti, nipoti, sì, di quelli poveri anziani morti devono avere risposte e devono avere giustizia. Ecco, io l'idea di vedere quelle bare ma non potremo mai dimenticare, sì, mai certo. Dimenticare, mi domando anche da un punto di vista umano come è stato proprio il momento del trapasso di queste persone, no? chi li ha coccolati, chi li ha carezzati, che mano stringevano, ecco, tutte queste cose non potremo mai dimenticarle. E poi un altro aspetto molto grave, sì, avvenuto qua in Lombardia, è che sono diventati tutti gli ospedali Covid. Adesso che cosa succede? Che se uno si deve recare anche adesso in un ospedale per un qualsiasi altro problema, ha paura e rischia di non andare, facendo poi peggiorare magari la propria situazione di salute. Perché questo non lo dico io, ma l'altro giorno leggevo che dall'Istituto dei Tumori, sì, proprio dicevano l'unica cosa da non evitare sono le sedute di chemioterapia, ma proprio questo, si rivolgevano agli malati oncologici, ma anche tutti i controlli che si stabiliscono, no? Di tre mesi, sì, sei mesi, eccetera, certo. Esatto, vanno evitati in questo momento, perché gli ospedali e anche quelli appunto oncologici, che dovrebbero essere solo tali, sono dei punti dove ci si può contagiare, e questo è avvenuto perché sin dall'inizio non c'è stato secondo me un piano adeguato al momento, lo so, esatto, all'emergenza, ecco, questa cosa mi ha lasciato molto perplessa, insomma, ecco, soprattutto perché noi pensavamo che fosse il fiore all'occhiello della Lombardia la sanità, ecco, forse questa è la delusione, certo, la delusione. Esatto, fiore all'occhiello abbiamo visto ancora una volta sono i medici, l'ospedale, i dipendenti sanitari, cioè infermieri, certo, e sì, tutto quanto, che si sono prodigati, che hanno messo a rischio la loro vita, tanti l'hanno anche persa, certo, ecco, certo. E solo a questi dobbiamo dire grazie, secondo, sì, me, anche, ecco, perché da che io ricordi, insomma, sembra passato tantissimo tempo in effetti da quando è iniziata questa emergenza, in realtà non è passato moltissimissimo. No. Ricordo che i posti disponibili per le rianimazioni erano proprio quelli insufficienti, per cui tutto quello che c'era disponibile è stato completamente assorbito da questa emergenza, e io non voglio pensare a quanti interventi siano stati rinviati, quelli di, certo, routine, quelli programmati, quelli anche improvvisi. Guarda, io ho degli amici medici che per esempio all'Humanitas che mi dicevano che gli interventi proprio anche già programmati di neoplasie da asportare, okay, sì, sono stati rinviati se non urgentissimi, e questo a danno poi del cittadino malato, appunto, che, ma, per non parlare poi di tutte anche le altre gli altri esami, certo, le mammografie, certo, le ecografie, certo, le colonscopie, ecco, e questo è avvenuto perché non si è fatto subito una divisione tra ospedali Covid e ospedali invece normali che dovevano continuare a lavorare. Forse solo il Monzino ha continuato a lavorare come ospedale cardiologico e basta, ma credo che tutti quanti gli altri siano stati coinvolti dal Covid. Quindi in questo momento noi siamo vicini allo 0,8% di contagio, quindi siamo sotto l'1, sì, è una notizia buona quella di questa mattina, però sì, corriamo il rischio di non infettarci più, o comunque di guarire per fortuna, o comunque di quasi azzerare questa situazione, ma ci ritroveremo forse un pochino più malati di altre patologie, secondo lei? Questo è un po' il rischio, perché io le dico, per esempio, già solo nel nostro nucleo familiare, allora io ho una mamma anziana che aveva prenotato
per il 2 di aprile una ecocardiogramma, sì, che è stato rinviato. Sì. Poi io stessa in questo periodo mi sottoponevo al controllo del seno, eccetera. E di mammografie e ecografia. Certo. Mio marito anche aveva prenotato, adesso le sto dicendo i fatti nostri, ma per farle proprio capire, come esempio, non è un problema. Per far capire proprio come partiamo da qui per arrivare chissà poi, esatto, a quant'altra gente che adesso faticherà per ritrovare degli appuntamenti o magari, certo, affranta anche da quello che ha passato neanche più prenoterà, non so come dire. Sì, ma già adesso si evita anche di andare in ospedale perché a volte si andava, esatto, dice ma cosa vado a fare che tanto non hanno possibilità né tempo né modo di potermi, certo, guardare. Esatto, e questo diciamo fa parte di una malorganizzazione e gestione dell'emergenza. Mi stupisce il fatto che in regione doveva esserci un piano pandemico già dal 2009 che non è stato poi mai aggiornato quando ci fu la SARS, anche se, sì, la SARS non ebbe i numeri sicuramente lo strascico del coronavirus, però c'era questo piano, non è stato mai né aggiornato né preso in mano, insomma ci siamo fatti cogliere un po' troppo alla sprovvista, ecco questo va detto. Le sue considerazioni certo sono anche un po' amare, effettivamente la sua delusione, perlomeno quella che percepisco dalla sua voce, è notevole. Che cosa possiamo, sì, aspettarci? Sì. Che questa sia una lezione che possiamo e dobbiamo imparare? Questa è una lezione che dobbiamo imparare. Vorrei che nella sanità ci fosse sempre meno politica e più appunto elementi veramente capaci sul campo. L'intromissione della politica nella sanità non mi è mai piaciuta, no? La scelta, no? di direttori, sì, sanitari, certo, dei primari, questo è stato un po' sempre una caratteristica, diciamo così, il neo un po', ecco, esatto, del nostro, sì, paese. Questa, sì, cosa non va certo a vantaggio di quella che è l'efficienza e di quella che sono le capacità poi della gente sul campo. Ecco, io, certo, mi domando ad esempio anche la questione dei tamponi, ma per quale motivo i tamponi non sono stati fatti? Non, certo, se ne sono stati fatti pochi? Cioè c'è una differenza tra noi e il Veneto che non me la riesco a spiegare, esatto, capisci? Ce lo stiamo domandando un po' tutti, effettivamente. E non la possiamo spiegare solo col minor numero di abitanti, è troppo semplice, capisci come cosa? No, perché è stato detto anche questo, che lì, sì, i numeri erano inferiori. Sì. No, noi vuol dire che da qualche parte qualcuno ha agito male. Ecco, esatto. Allora, l'unica cosa che possiamo sperare è innanzitutto che tutto si risolva in fretta, sì, perlomeno in fretta per quanto riguarda il contagio, poi ovviamente ci sarà una ripresa. Mi sembra un po', non so se anche lei ha la stessa sensazione, di essere in un imbuto, no? Tutti insieme dentro questo imbuto, poi c'è questo canalino piccolino dalla quale poi tutti dovremmo uscire. Quella cosa fa un po' più paura ancora, della perché adesso è stato facile chiuderci tutti dentro e poi, sì, c'è in pochi hanno disobbedito per fortuna, ma, sì, insomma gli italiani si sono ben comportati in questa circostanza, e però adesso sarà molto difficile capire, no, come per gradi riappropriarci della nostra vita, dei nostri lavori, delle nostre attività, insomma chiaramente con mascherine, con guanti. Io sono sempre stata convinta della necessità dell'uso della mascherina fin da quando non era obbligatoria qui in Lombardia, io lo portavo, sì, perché è inutile che poi mi dicano, confondendo anche la mente, no? Perché uno dice, uno scienziato ti dice non serve, un altro dice è indispensabile. Facciamo che mentre lei non se ne parla più, ecco. Io direi, anche perché questo famoso metro di distanza, è chiaro anche che se io sono in una strada e giro un angolo e mi trovo una persona davanti senza, sì, mascherina, è più dannoso che non averle tutte e due, no? Le mascherine. Quindi, per non saperne leggere né scrivere, mettiamoci qualcosa davanti alla bocca e al naso, poi, e poi non dimentichiamo, e agli occhi. Brava, anche gli occhi sono da proteggere, certo. Non dimentichiamo che in molti altri paesi, molte altre nazioni, in particolar modo mi viene in mente il Giappone, e non è cosa nuova indossare la mascherina quando si è raffreddati o quando si è a rischio. Esatto. Quindi da molto, esatto, tempo, direi da decenni. Da molto tempo. Io li ho sempre, esatto, visti perlomeno con le mascherine. Dovremmo imparare anche noi, certo. Poi da questo punto di vista, se
se pensiamo di dover uscire così, dobbiamo anche pensare che come faremo poi con i locali pubblici, con i ristoranti. Ecco, lì la vedo molto pesante, devo dire. Questo è un po' il tema più triste di tutta quella che sarà poi la ripresa, perché piano piano le attività riprenderanno, secondo me tutte, ma i locali, quelli che facevano aggregazione, no, eccetera, insomma, immagino sia molto difficile. Anche l'idea di andare al ristorante adesso, ne abbiamo una gran voglia, è vero, ma come anche perché non ne possiamo più di cucinare mezzogiorno e sera. Ma quanto, ma quante ne sa, ma come fa a saperlo anche lei, mi scusi, perché insomma è un tema ricorrente delle famiglie, si pensa solo al momento del cibo. Però con che volontà, con che entusiasmo uno poi si siederà in un tavolo di un ristorante, all'idea che quel cameriere mi tocchi il piatto con la mano. Insomma, guardi, preferisco non pensarci. No, però, pensiamo al fatto che il vaccino arriverà e poi probabilmente tutto sarà in discesa da quel momento in poi. Bisogna essere fiduciosi e aspettare questo momento. Però ci vorrà molto tempo, dicono, no? Perché dovremmo fare prima gli esperimenti e tutto quanto. Resisteremo. Intanto invitiamo, se lei è d'accordo, ancora tutti i nostri amici ascoltatori a rimanere ancora a casa. Assolutamente, a non pensare che sia tutto finito, perché anche l'esperienza un po' cinese ci insegna che i casi di ritorno ci possono essere. Poi c'è sempre il tema degli asintomatici, c'è insomma, i temi da tenere per stare in allerta sono tanti, quindi stiamo ancora a casa, sacrifichiamoci ancora un po' e obbediamo, insomma, e andrà non si può tutto far bene, altro. Certo. Aspettiamo il buon Conte che ci dice appunto come comportarci. Una sera sì, una sera no, è un ospite in casa. Esatto. Grazie a Caterina Collovati, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie. Quando a voi. Avrà piacere, per noi sarà davvero altrettanto piacevole poterla riavere qui ai nostri microfoni. Grazie. La ringrazio, buona serata. A presto. Arrivederci. Dedichiamo il nostro lavoro ad imprenditori e professionisti. Vogliamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Estate in Toscana, estate più sana, tra mare, montagna, città e l'arte, scegliere la provincia si parte, estate in Toscana, estate più sana, tra i grilli, campagna, con l'aria buona, si canta, si
anche oggi sulle frequenze di Radio Dream on Fly vi terrà compagnia con una nuova puntata radiofonica con dei sogni ai fatti con la Patti, in cui ho il piacere di ospitare Riccardo Lupino, una delle voci della band originaria del Chianti, Duova, che insieme all'artista pratese Blebra stanno già spopolando sul web con il nuovo singolo Estate in Toscana, che la regia ci ha appena fatto ascoltare, una canzone che ha tutte le premesse per diventare il nuovo tormentone musicale. Ciao Riccardo, benvenuto dai sogni fatti con la Patti, come stai? Ciao, grazie della telefonata, tutto bene, sono molto bene, siamo felici per il momento e insomma tutto bene, alla grande. Riccardo, una vera dedica d'amore alla Toscana, quella di questo nuovo singolo che ti vede anche nelle vesti di autore insieme a Daniele Palmi, e come darti torto con tutti i suoi paesaggi meravigliosi. Questo è poi un ritornello che comunque ti entra in testa, ma partiamo un po' dagli esordi, raccontaci un po' chi sono i Duova. Allora, Duova è un progetto, ormai si può dire, è un progetto, è nato un paio di anni fa, per scherzo ovviamente, come capitano spesso in queste situazioni, quando io... diciamo, essendo io agricoltore, io vivo di, o perlomeno tento di vivere di agricoltura con la mia piccola attività, quindi ho cominciato chiamando Giovanni, l'altro uovo, si potrebbe dire così, chiamando lui, diciamo, per così realizzare dei video, ma in maniera molto veramente del tutto estemporanea e improvvisata, per scherzare su certi argomenti anche comunque seri che riguardano l'agricoltura. Si vede subito, diciamo, fin dai primi giorni, e comunque c'era interesse e piaceva lo stile che avevamo. Quindi da lì, in brevissimo tempo, ho contattato Daniele Palmi, altro mio amico, e era tanto tempo non ci vedevamo, e niente, abbiamo deciso un po' a fare, diciamo, di fare le cose un po' più sul serio, nel senso che comunque la musica non si è più limitata a fare, insomma, essere una chitarra e voce acustica così, ma c'è stato un po' un lavoro in questo senso, e siamo andati avanti. Inizialmente erano argomenti prettamente legati all'agricoltura, al mondo agricolo, poi piano piano si è allargata la visione a quella visione di una società, per quello che può valere la mia visione ovviamente, quantomeno schizofrenia di voi. Certo. E poi in questo particolare momento l'Italia ha bisogno di essere più che mai sostenuta, quello di invitare musicalmente a fare tappa nella vostra terra è sicuramente un primo passo, quindi l'idea di Estate in Toscana presumo, insomma, che nasca anche per questo motivo, no? Sì, esatto. Diciamo, appunto, seguendo questo piccolo percorso che abbiamo fatto, ci siamo trovati appunto ad arrivare a toccare temi che inizialmente possono non sembrare, con l'agricoltura, come dicevo, è stato il primo argomento trattato. In realtà poi, secondo noi, in questo caso secondo me, è tutto collegato, perché questo modo di intendere le vacanze che abbiamo lanciato in maniera così, insomma, forzatamente anche bella a quanto sembra, vuole si dire che in prima battuta la Toscana è oggettivamente una regione meravigliosa, cioè tantissime bellezze vanno valorizzate, ma in un periodo come questo, che sappiamo tutti come è, quindi di crisi anche oggettivamente, forse un piccolo messaggio che va in direzione di dire semplicemente anche valutiamo il fatto di passare le vacanze anche vicino a casa, quindi noi toscani per la Toscana, e ovviamente invitiamo tutti a venire in Toscana, ma qualunque regione d'Italia è meravigliosa, cerchiamo di riscoprire, che molto spesso purtroppo siamo portati a pensare le ferie sono belle solo se vai dall'altra parte del mondo, in realtà passando in Italia è bello. Certo. Del singolo avete realizzato anche un video molto gioioso, molto, molto estivo, e a poche ore dal lancio ufficiale sui canali streaming è diventato già virale. Vi aspettavate un riscontro così immediato?
Così sinceramente no, nel senso che sapevamo di aver fatto un bel lavoro sinceramente, sia musicalmente che di idea, di concetto, che di video, perché insomma, anzi ringrazio Daniele Palmi, ha curato anche il video, che fa la regia insieme ai ragazzi di Svolli, che è questa società di comunicazione che comunque collabora ormai con noi stabilmente, quindi però ecco, questa esplosione tra virgolette improvvisa ci ha fatto molto piacere, non ci aspettavamo forse così, ma ecco, ben vengano queste sorprese, quindi probabilmente abbiamo cercato anche il momento giusto, certo, e una voglia di riscoprire certi valori oltre a certi luoghi bellissimi, ecco. Certo, in una recente intervista, anche questo si legge anche sulle vostre pagine, sulla vostra pagina Facebook, avete dichiarato che questa volta vi siete superati, avete unito le tre cose che amate di più in assoluto, la Toscana, l'estate e il reggaeton. Siete soddisfatti dei risultati finora raggiunti? Sì, siamo molto soddisfatti, però un inciso, quello lì era, infatti in tanti ce lo stanno dicendo, ci fa piacere ovviamente a prescindere, però quella cosa del, diciamo, del reggaeton era volutamente ironica, nel senso ci piace anche quella, noi, però chi ci segue ha visto che noi non abbiamo uno stile nostro, spaziamo veramente da, ma anche proprio per giocarci su, quindi abbiamo fatto roba rock, roba più vicino allo stornello, trap, rap, e questa cosa del ritorno abbiamo voluto, cioè è stata un'idea iniziale quando abbiamo così pensato di fare questo pezzo, abbiamo detto vabbè, giochiamo il reggaeton, visto che comunque ormai negli ultimi anni l'estate qui è collegata a certe sonorità, quindi perché no, il reggaeton toscano magari può funzionare anche di fronte a quelli più famosi, insomma sembra che possa funzionare, quindi bene. Riccardo, hai a disposizione i microfoni di Radio Dreamon Fly e di Dai Sogni ai Fatti con la Patti, qual è il messaggio che vuoi lanciare agli italiani, a parte quello di trascorrere l'estate in Toscana o comunque in Italia, no? Dicevamo prima. Sì, messaggi ce ne sarebbe tanti secondo me in questo periodo specialmente, però diciamo così, poi senza voler strafare in tanti discorsi, però effettivamente siccome noi venivamo anche da un altro video fatto, quello veramente improvvisato, perché eravamo veramente chiusi in quarantena, e mi riferisco a Mangia Italiana Anche Tu, che è una parodia di una canzone di Lino Gaetano che citava tutte le infinite eccellenze che abbiamo in Italia di per quanto riguarda i prodotti agroalimentari, quindi forse unendo le cose mi verrebbe da dire è veramente bello essere italiani, ma non tanto per essere superiori ad altri, ci mancherebbe assolutamente, però forse comunque un po' di così un dare valore a un sentimento magari di essere italiani, ma non solo, ma essere toscani, laziali, emiliani, lombardi, ognuno ha delle caratteristiche bellissime, secondo me valorizzarle non è sbagliato, che non c'entra nulla con il campanilismo, nel voler denigrare l'altro, sono cose proprio opposte anzi, quindi un riscoprire le proprie radici e identità se non ne fa sempre bene, questo è buono. E questo è il messaggio che vuoi lanciare, e invece ai compagni di questa avventura che cosa vuol dire? Ti riferisci a Duova, sì, e a Bella, sì, in questo caso? Duova, sì. No, io volevo dire, vabbè, ovviamente insomma, grazie, perché comunque siamo un gruppo, quindi e anche Blebla, anzi, che appunto il progetto è nostro, Duova, abbiamo fatto l'altro quando abbiamo chiamato Blebla, perché era già un po' di tempo e insomma ci sentivamo per vedere di fare qualcosa insieme. La cosa bella è che abbiamo veramente, comunque, come si dice, sposato un'idea e un progetto, e quindi niente, vi vorrei dire grazie, perché comunque spero che grazie ci si possa dire a vicenda tutti noi, perché poi in Duova siamo sì in tre, io, Giovanni e Daniele, ma è diventata, questa è una cosa per quanto riguarda bellissima, è diventata una famiglia veramente, perché Francesco Maggiani ha lavorato sulla base, al mix, è un amico, Simone Valdine Croti ci aiuta nei video e canta anche con noi a voce, insomma è veramente una famiglia, Margot, insomma siamo veramente un gruppo bello, molto bello, molto bello, grazie. Il clima che si respira, cioè basta vedervi e
si vede insomma che c'è molta sinergia, no, tra di voi. Sì. Dai sogni ai fatti si parla anche di sogni, dai sogni ai fatti con la parte si parla anche di sogni, ovviamente. Qual è un sogno che ti piacerebbe realizzare? A sogno si parla sempre del discorso, diciamo, di artistico legato a dove artistico tuo o un sogno di Riccardo. Ma ora ce ne sarebbe tanti, ovviamente. Diciamo così, dai, esageriamo, visto che insomma noi si mira sempre con il sorriso, questo concetto è nato, è la cosa che mi piace sempre ridire, veramente per scherzo, ma proprio veramente per scherzo. Poi ci siamo accorti che c'era delle potenzialità e comunque insomma, anche delle professionalità, come si vede dai video che fa Daniele, dalle musiche di Daniele Di Giovanni, insomma gente, quindi piano piano anche la gente si sta accorgendo che sì, se abbiamo cominciato per scherzo, però insomma facciamo anche sul serio. E quindi questa, cioè, mi sogno è continuare in questa maniera giocosa, ironica di fare le nostre cose e chissà, magari la butto lì. Cioè, io volevo vedere un contadino a Sanremo, manca, secondo me, se mi ci vorrebbe. Io te lo amo, hai detto un sogno, quindi io ho sperato. Certo. Ma proprio per l'idea di vedere Che effetto fa? Sì, dai, se non c'è bisogno, via, ora. Infatti i cantanti sono bravissimi, tutti ok, però. Riccardo, ma a parte questo sogno che ti auguro di realizzarlo, qualcosa, diciamo, invece di più, più semplice da realizzare, no? Tra i progetti futuri, cosa prevede per. Noi diciamo ora si sta continuando a fare veramente tanti progetti, molti non li dico perché ancora sono in fase embrionale, diciamo che di sicuro vogliamo fare un altro disco, quello sì, quindi ora vediamo insomma dopo l'estate di mettersi o comunque già ora cominciare a buttare giù qualcosa, idee ce ne tante, quindi quello sicuramente, quello lo posso dire, quindi ecco, il sogno potrebbe essere di riuscire a fare un altro disco e come sempre si dice, no? Superare l'altro e comunque migliorarsi e certo. Essere apprezzati per l'impegno che ci si mette e per il valore si tenta di così. Certo, con ironia, con gioia, però comunque senza essere banali. Io ti ringrazio, Riccardo, per essere stato qui con noi oggi pomeriggio, questo pomeriggio, e ti aspetto quando poi, insomma, se vuoi venire ospite ancora mi fa piacere. Salutiamo i nostri ascoltatori invitandoli a questo punto a trascorrere qualche giorno nella tua bellissima Toscana, e la Patti vi dà appuntamento alla prossima settimana ricordando di non abbandonare mai i propri sogni. A lunedì prossimo. Ciao, ciao Riccardo. Grazie a tutti, ciao. Passiamo a prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Facciamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly.
Possiamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Sei su Radio Dream on Fly. Thank you.
Radio Dream on Fly.
possiamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly.
fai decollare la tua impresa. La mente, il tuo dono ha capovolto il mio destino. Cari amici di Dai Sogni ai Fatti con la Patti, anche oggi ho il piacere di ospitare sulle frequenze di Radio Dream on Fly una voce, una donna ed un'artista davvero straordinaria. Lei è una cantante italiana nota per l'interpretazione che risale al 1990 di Attenti al Lupo, singolo del grande Lucio Dalla. Sto parlando della grande Iskra Menarini. Ciao Iskra, benvenuta a Dai Sogni ai Fatti con la Patti, come stai? Io sto benissimo, vivo in Campania, stavamo, ti ricordi l'altro giorno che parlavamo di questo, per fortuna, perché avevo 10 concerti e purtroppo con questo disastro chiaramente non li ho fatti. Volevo precisarti che io ho un pare francese e quindi sono mezza italiana e mezzo francese. Sì. E,
E poi niente, mi fa molto piacere che tu stai parlando con me, mi gratifica molto, perché due donne vivono un mondo forse un po' diverso, no? Certo. E quindi io comunque quando ho cominciato con Lucio non ero più una ragazzina, perché da ragazzina cantavo i Deep Purple, Zeppelin, Uraip, insomma era un mondo molto rock, chiamiamolo così. Come nasce infatti diciamo la tua passione per la musica? Ma forse un po' mio padre, aveva una sorella che cantava a Parigi, e così chissà, sai, nel DNA c'è sempre qualcosa che ti porta a così a approfondire, non capisci, poi certo, sì. Esatto, non capisci. Comunque sono sempre stata in mezzo alla musica, anche da bambina, quando andavo a scuola e dopo, poi io ho vissuto un paese qua vicino a Bologna, poi dopo mi sono trasferita a Sanremo con mio padre, la mia famiglia, e poi sono tornata a studiare a Bologna e ho incontrato Andrea Mingardi, che da lì parte un po' tutta la mia storia. Poi dopo sono diventata la cantante di un gruppo rock, come ti stavo dicendo, che si chiamavano Tombstone, e poi ho avuto le 5 lire, che poi sono diventato il gruppo di Lucio Dalla. Mai avrei pensato di arrivare, no? Avendo suonato con loro 2 anni, non pensavo mai di arrivare a Lucio, certo, assolutamente. Certo. Infatti nella tua esperienza artistica hai conosciuto, come appunto anticipavi, molti colleghi, però ecco, la figura centrale nel tuo percorso artistico e anche nel tuo percorso umano è proprio quella di Lucio Dalla. Che ricordo hai del tuo primo incontro con lui? Del primo incontro non è la prima volta che lo racconto, e mi fa anche piacere, perché così ascolteranno anche altre persone, no? Quello che mi è capitato. Io a Bologna c'è una specie di chiesetta dove fanno le prove anche i musicisti sotto, e niente, io stavo facendo delle prove e mi ricordo che si avvicinò questo personaggio, che io non è che lo ascoltassi molto, ti ho detto la musica che facevo, quindi mi interessava meno le canzoni. Poi è chiaro che dopo, quando l'ho conosciuto, ho imparato che altro che di Purple, si fa per dire, no? E poi niente, era con Curreri, e quindi Curreri lo conoscevo bene perché faceva parte del gruppo delle 5 lire, era proprio il tastierista. E niente, lui ho visto che mi stava ascoltando, io ho finito una cosa che si chiama un'improvvisazione, no? Una cosa che non ha senso, cioè nel senso che non è la musica che ti viene, stai cantando quello che ti pare praticamente. E lui, Lucio, mi disse: ma è finito questo pezzettino di slang di E lui mi disse: ma io non sto cercando una corista, infatti io non so, avevo 40 anni, quindi non sto cercando una corista, ma sto cercando qualcosa di particolare, così, figurati, io ho detto boh, a boh. E poi anche Curreri ha detto: dai, prova a sentirla, fagli un provino, è bravissima, abbiamo suonato tanto insieme a lei. Così infatti mi fece un provino, perché stava partendo una piccola tournée prima della tournée di Dalla Morandi. Mm-hmm. Feci questo provino e niente, mi disse che era quello che stava cercando. Mi diceva sempre che avevo questo cuore, nella voce ci mettevo questo cuore, lui per lui era importante, quindi è stato. Poi sai, il destino, no? Questa simbiosi. Dopo, io avevo una soggezione tremenda quando sono entrata a far parte di quel mondo lì, non venivo da un mondo così, diciamo, forte, così in alto, forse certo, troppo in alto per me inizialmente. E poi pian piano anche lui mi ha aiutato tantissimo, e ho preso confidenza, ho avuto anche delle scarpe tirate quando facevamo il balletto di Addenti al Lupo, stiamo parlando già, c'ero già. E quindi non lo so, è il destino che ti porta da una parte. Ed è stato un viaggio incredibile, perché 24 anni ho visto il mondo con lui, mi faceva cantare in tutto il mondo come solista al Madison Square,
c'era un ragazzo come me, alla fine mi aveva detto chiaramente: prego, fai uno slego, si chiama uno slego quando tu fai una melodia che non esiste. E vedere il Madison Square, la gente in piedi, quando lui mi presentò, per me era stato già, insomma, una grandissima soddisfazione, ovvio, no? Un regalo. Sì. E così lui ha voluto che la gente mi volesse bene. Certo, sì. Questo è importante, perché farti cantare dappertutto, poi Tosca, Amore disperato, la sua grande opera e tante altre cose, quindi non lo dimenticherò mai. Io gli devo tutto. Anche adesso che sto parlando con te. Certo, bello, quello che dici è molto bello ed è anche comprensibile, insomma 24 anni sono tanti. Cosa ti manca di lui oggi? Ma a parte che ho scritto anche un brano che doveva uscire adesso più o meno, con un video molto bello, molto particolare, mi manca il fatto che lui mi chiamava la notte, cioè... È strano, no? Delle volte vado a dormire e non so, aspetto qualcosa o lo penso, ci penso. Mi manca sentirlo cantare. Io quando finivamo i concerti, io viaggiavo con i musicisti, non con lui chiaramente, gli mandavo un messaggio dicendo... mi hai fatto venire la pelle d'oca in quel brano. Lui mi rispondeva, diceva: ma sai che sei l'unica che mi dice... queste cose, pensano che Lucio Dalla non ha bisogno di questo, invece ha bisogno di questo. Quindi la sua umiltà mentre mi parla, mi manca questo grande genio, un genio, una cosa la gente non si può immaginare quando non hai mai vissuto con non è una persona, non è solo una persona. Faceva cose assurde, non sapeva manco la musica, suonava il pianoforte ma non aveva mai studiato il pianoforte, suonava la batteria, il basso, cioè capisci, era un mondo. E quindi io non sono stata solo fortunata perché mi faceva cantare, ma io ho imparato tanto, lo ascoltavo, guardavo, mi mandava anche a quel paese ogni tanto, confesso. Ma in un rapporto, voglio dire, al di là professionale, ma anche amichevole, no? Voi eravate grandi amici, quindi penso che comunque sia anche normale quando ci si voglia bene, no? Sì, assolutamente sì, anzi, è proprio... per esempio a Sanremo, mi ha fatto andare a Sanremo che avevo già 62 anni, certo. Me l'ha detto dopo, capito, che era perché comunque voleva andarci anche lui. Per me è stato difficoltosa la cosa, perché c'erano Arise, che cosa aveva, 20 anni, 22 credo, c'erano le nuove proposte, quindi io insomma c'è stato un attimo, non ero in mezzo ai big, certo, io ero in mezzo alle nuove proposte, quindi ha fatto delle cose da folle, lui era folle, la follia secondo me è la creatività. Ma i veri artisti sono questo poi alla fine, no? Sì, sono questi, esattamente, legato molto alla pittura, aiutato anche Dario Ballantini, infatti io gli voglio molto bene a Dario, ci sentiamo spesso. Penso che sia adesso, a parte gli scherzi, la corista, chiamiamola corista, ma anche lei è una vocalist di Vasco Rossi, che adesso non c'è più, è stata 15 anni vicino a Vasco Rossi, non la conosce quasi nessuno ed è bravissima, no? Perché qualcuno, se non ti spinge lì davanti come ha fatto Lucio, che certo, ti fa che non sei solo una vocalist ma sei un artista, certo, capito? Certo. E quindi lui la differenza è questa, che lui ha aiutato tante persone, anche Luca Carboni, possiamo fare un elenco praticamente. Biagio Antonacci ha fatto una tournée con noi perché assomigliava un po' a Sting, mi ricordo Ron lo portò lì, fece questa tournée, bravissimo anche lui, vicino a Lucio. Io ho visto gli artisti più grandi del mondo, da Pavarotti, Bocelli, Céline Dion, Armstrong, cioè
ho visto, cioè, un mondo, capito? E quindi come fai a non dirgli grazie? Anche oggi mi manca, così, mi manca fino a un certo punto, perché quando una persona se ne va, no? Rimane sempre, non va via il suo corpo, ma lui rimane sempre. Io gli dico: ecco, bravo, ma hai fatto questo, ti ricordi, è vero? Per fortuna che io ho una casa grande e quando voglio parlare con lui vado in un'altra stanza, capito? Perché se no era questa è matta. È bello quello che tu dici, insomma, sentirlo così vicino, nonostante assolutamente appunto... Sì. Assolutamente. Molto bello. C'è un consiglio, un pensiero che nella quotidianità Lucio ti ripeteva spesso? Mi diceva: cerca di non essere perfetta, la perfezione è una grande noia, non scoprirei mai niente. Io non capivo perché secondo uno, e io dico: ma cosa sta dicendo? Come è la perfezione che si cerca, no? E lui mi diceva spesso questa cosa, mi diceva: guarda il mondo com'è, la natura com'è, non è logica la natura, non è perfetta, perché c'è un capretto che corre mentre qualcuno se lo vuole mangiare, cioè, e ha ragione. Io ho scritto dei brani anche dopo, che se n'è andato, no? Cioè, ho stato fermo un anno, non mi sentivo, poi ho detto: ma Iskra, e lui ha fatto di tutto perché la gente ti conoscesse, e quindi tu vuoi smettere adesso? Io porto in giro la sua musica, i brani che riesco a fare, hai capito? Io capisco i miei limiti a cantare tutta la sua musica, è impossibile, però ci sono dei brani tipo Le Rondini, Stella di Mare, Caruso, che la faccio in un modo come se fosse la sua sorella che la canta, cioè, è questo, anche parlare di lui con te, cioè, non lo dimenticare, lo tiene in vita, diciamo, è vivo, lo sentiamo vivo, no? Certo, ma è amato da tutti e sono tutti pazzi di lui, veramente. Io assolutamente sì, anche questo mio amico che ti ho detto, no, che si chiama Fabio, tutta la vita, no, che ha su Facebook cose di Lucio, lui sa cose che manco io mi ricordo, cioè, capito? Proprio è un album, a parte appunto che io ho fatto un album e lui, poi io ho insegnato ad amici una settimana, che adesso non si insegna più così, e mi ricordo che lui mi disse: te sei matta, devi andare là a farti trattare di cacca, ha detto un'altra parolaccia, però non penso che sono qua con te. Cosa vuoi andare a fare là? Adesso parte una tournée, vieni via da lì. Mi urlava nelle orecchie. E comunque è stato geniale, veramente. Poi si scherzava anche, ti ripeto, quando sbagliavo qualcosa non mi ha mai assalito in un modo violento, mai. Era un po' la sua lui diceva che era una persona molto dolce, perché stare anche con i musicisti non è stato semplice, capito? Gli uomini, no? Ma non perché erano uomini. Certo, perché tu eri una donna, che la cosa è un po' diversa. È diverso, totalmente diversa, diciamo, dai. Diciamolo. tanto voglio dire, non stiamo dicendo nulla di male, assolutamente. Io ho un buonissimo rapporto con loro, anche quando ero con loro, quando andavamo all'estero, io sempre stavo però sempre con Lucio, sempre con Lucio, vedere i musei. Che bello, che bello. Quali sono stati i momenti più emozionanti ed importanti sul palco che ancora oggi porti nel cuore? Cioè, tu dici sempre nelle tournée oppure sì, con lui? Sì, ci sono stati dei momenti ci sono delle cose che ricordo molto divertenti, tipo a Natale mi chiamava, andavamo, c'erano io, musicisti, amici di qua di là. E poi c'era la notte di Natale, la vigilia di Natale, che andavamo a messa qui a San Domenico, che lui andava spesso a San Domenico, aveva un bellissimo rapporto con questi frati, no?
e noi non andavamo dove c'era la gente, ma andavamo dietro, sai, dove c'è dietro sì. praticamente, come si dice, all'altare praticamente. Sì, sì. Era bellissimo, sai, perché dopo neanche un quarto d'ora era là con la bocca aperta che russava, mentre stavano facendo messa. Si vede cioè, nella sagrestia praticamente, nella sagrestia, no? Dietro. Brava, sì, ma proprio dietro all'altare c'era cioè, cioè, una cosa che divideva, no? Da lì alla. E lui si vede, no, lui dormiva pochissimo, di notte dormiva poco, e infatti delle volte mi chiamava, guardavo l'orario, erano magari le due di notte. Lui mi diceva: ma cos'è che stai facendo adesso a me? Gli dicevo: ma come sto facendo? Sto dormendo. No, perché dovresti venire qui a Bologna perché ho da finire un coro che serve la tua voce. Dovevo andare, io abito ad Argelato, mi dovevo alzare per andare in studio da lui. Fantastico. Fuori dal mondo, lui secondo me, con la sua intelligenza ha vissuto qualcosa di oltre, sì. Hai capito? Oltre, non la logica, oltre. Sì, sì. Assolutamente. Molto amato anche per la strada. C'era il periodo, non so, che lui stava parlando con una sensitiva, ma perché era curioso, non perché voleva. E mi ricordo che fermava la gente, anzi la gente che fermava lui, no? E lui con qualcuno così dice: tu ti chiami Carlo? voleva pensare di potergli dire subito che lui si chiamava così, e l'altro dice: no, io mi chiamo Paolo. Ah, e lui e ci rimaneva un po' male, no? E per un periodo siamo andati avanti così, capito? E poi quando ha visto che non ne seccava una, ha detto: no, ma questa cosa qua non è per me. Cioè, sì, ma tu devi vedere la faccia. Immagino la sua faccia, le scene, insomma, proprio veramente. Brava, sì, tu ti chiami e poi andavo avanti, no? Dovevamo fare una tournée, partire.